siamo a Bologna, questa è la prima volta e questa è già una novità, ma qui c'è un contenitore eclettico, si parla di tutto, dalla tecnologia all'intelligenza artificiale, ma anche di giustizia, e c'è spazio per la musica, per lo spettacolo, per i robot. Ecco, in pillole, quali sono i tratti distintivi di questa edizione di WMF a livello soprattutto di contenuti? Allora, il primo tratto distintivo che collega i contenuti alla nuova location è la centralità dei big data e dell'AI. A Bologna abbiamo il Cineca, quindi è tutta una progettualità sul mondo big data, il quantum computing, quindi abbiamo della formazione ad hoc sul tema. Ma naturalmente anche la musica. La musica è un elemento culturale importante, è uno strumento anche per dialogare con le nuove generazioni, quindi all'interno della manifestazione abbiamo potenziato il Music Fest. Dopodiché abbiamo contenuti che hanno portato le 90 delegazioni provenienti da tutto il mondo qui in Italia. Quindi è una formazione totalmente potenziata, 100 stage formativi sui temi più caratterizzanti del mondo tecnologico e anche a impatto sociale. Per dare senso anche alla vita è necessario, e per costruire anche il futuro è necessario prendere posizione. L'inclusione, la costruzione di comunità aperte è il nostro obiettivo. Siamo convinti che c'è la tecnologia, ma anche il linguaggio, e di conseguenza la LIS, ma anche l'attenzione a altri tipi di comunità per noi è sempre stata fondamentale. All'interno della Tre Giorni, all'interno di quello che è anche il tour che portiamo avanti come WMF in tutto il mondo. Tanto è importante che la fiera sia rimasta in Emilia-Romagna, perché sull'asse della Via Emilia da Rimini è venuta qui. Per noi è un privilegio averla avuta in questa terra e continuare ad averla, perché è una fiera che parla di futuro e mi pare sia la cosa più importante che la politica dovrebbe affrontare. Dobbiamo immaginare come garantire, ad esempio, alle nostre future generazioni opportunità di lavoro che garantiscano qualità, sicurezza e anche soprattutto opportunità, per cui investire su nuove tecnologie, come dicevo, i big data, intelligenza artificiale. Questa è una fiera che 10 anni fa, quando è nata, tra le prime ha puntato, se non la prima, proprio su questi temi. Oggi sono il pane quotidiano di qualsiasi attività di lavoro o di ricerca, che sia un'impresa, un'università, un centro di ricerca, ma anche nella dimensione quotidiana di quello che fa ognuno di noi, anche solo per divertirci o informarsi. Le nuove tecnologie sono assolutamente indispensabili, dobbiamo piegarle, come si sarebbe detto una volta, ai bisogni dell'uomo e della donna. Io credo che gli investimenti che abbiamo fatto in Emilia-Romagna siano qualcosa di straordinario, ne andiamo molto orgogliosi, perché non a caso il G7 su questi temi tra poche settimane si terrà proprio qui. Pepper è un umanoide, è in particolare il nostro specialist sull'AI, e a parte le battute in Jellyfy, noi abbiamo realizzato un particolare prototipo di applicazione di generative AI su un robot umanoide. Vi chiederete: ma perché? Semplicemente per far toccare con mano qui al We Make Future che cosa significa poter interloquire con linguaggio naturale con un'intelligenza artificiale che però ha sembianze umane e che è in grado di restituire comunque risposte non solo credibili ma anche certificate in merito ad argomenti molto complessi. In particolare l'applicazione di Pepper oggi è stata sviluppata proprio per interloquire con il pubblico su come la generative AI può aiutare il manufacturing. Siamo sicuri che il futuro del business non può prescindere da queste tecnologie.